progetto fondamentale che noi stiamo portando avanti. Signora, stia calma. Allora, riprendiamo. Per fare cose importanti, caro Marco, per fare cose importanti ci vogliono le idee, noi ce l'abbiamo, ci vuole la determinazione, ci vuole il cuore. Io voglio ringraziare Marco Scarolini, tutti i candidati, e lasciatemi dire, tutti i candidati di Sondrio, perché... Allora, vinciamo al primo turno. Massimo me l'ha garantito, quindi io ci credo, lo conosco da troppo tempo per non credere alle sue parole. D'altro canto mi ha dimostrato anche questa sera insieme agli altri amici che forza ha. Ci sentivamo via messaggio oggi pomeriggio, a un certo punto mi dice: Matteo è ancora con Di Maio, mi sa che non ce la fa arrivare. E poi ha aggiunto: cosa facciamo? Ci pensiamo noi? Io gli ho detto: come ci pensiamo noi? Noi dobbiamo avere Matteo qua. La città di Sondrio ti saluta e ti ringrazia enormemente per la tua presenza. Matteo è arrivato un po' in ritardo, ma è giustificato perché aveva una cosetta da fare giù dalle parti di Roma, e credo anche l'abbia fatta bene. Adesso questo non so, lo dirà lui. Nella mia terra, fra le mie montagne, nella mia Lombardia, ovviamente il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Una delle mie priorità sarà di far sentire la mia e la vostra vicinanza, la vicinanza di un popolo alle forze dell'ordine, portare un po' di novità, di sicurezza, di pulizia e di cambiamento anche in questo splendido comune, da troppi anni amministrato da un centro-sinistra che ha fatto solo danni. Portare alla fine il referendum sull'autonomia che i cittadini della Lombardia e del Veneto hanno votato nell'autunno scorso, e di cominciare un percorso di autonomia, di trasparenza e di efficienza in tutta Italia. Io penso e spero di girare tutto il paese, di dare il mio piccolo contributo insieme a voi, insieme ai sindaci, agli assessori, agli amministratori locali, alla sicurezza in questo paese, combattendo la mafia, la camorra e l'andrangheta ovunque sia, ricordando che la mafia ci ha sempre fatto e sempre ci farà schifo, e vogliamo solo gente per bene nelle istituzioni a gestire i negozi. Lasciatemi dire sottovoce che è una bella responsabilità, che si stanno anche i giudici, signora, si possono citare tutti i mestieri, ai muratori, ai pagettieri, agli banchini, ai parrucchieri, a tutti, sì, possiamo fare un elenco di 4 ore con tutte le professioni. Quello che elimina ogni sconto di pena per assassini, pedofili, stupratori. Non ci ferma nessuno. Grazie, viva Sondrio! Spero che era un sogno ad essere realtà. Grazie a tutti, contate su di me, io conto su di voi. E vi porto ogni giorno al ministero a lavorare con me.
buonasera. Autointervista. Stiamo aspettando Matteo Salvini che finisce di fare foto di rito, di presentarsi, il comizio è finito. Piccoli momenti di tensione, diciamo, stasera. Due piccoli eventi brevi, però significativi nel contesto della presenza di Matteo Salvini. Esatto, che da questa sera il ministro degli interni appunto significativo, perché stasera, insomma, ci sono delle coincidenze storiche. Sondrio ci sono le elezioni comunali, stasera si è dato il via alla formazione del nuovo governo, di cui Salvini sarà parte protagonista. Ci aspettiamo Salvini, vediamo se arriva qua, facciamo un po' di riprese ravvicinate, se ne va. Buonanotte. Che il pusta un po' perché l'avete soffocato. Hai da muovere. Ehi, ciao! Ciao! Milano? Sì. Thank you.